Stiamo portando avanti insieme anche con Archeio, il cui presidente però non può essere qui, quindi manda i suoi saluti e noi lo ringraziamo anche se non è presente. Questa iniziativa si inquadra nell'obiettivo dell'archivio di portare l'archivio, aprire l'archivio all'esterno, e vedo che questo obiettivo si sta raggiungendo. Do subito la parola a Maurizio Caniti, ringraziando innanzitutto il nostro relatore e della sua disponibilità. Grazie. Benvenuti a questo terzo incontro di questo ciclo di quattro appuntamenti che si chiama Medioevo in Archivio, quindi siamo al penultimo, il prossimo sarà il 9 giugno, se non ricordo male. Siamo confortati da una buona partecipazione di pubblico che ci conferma che se uno offre eventi ed iniziative di spessore, la risposta c'è, quindi non è vero che non c'è bisogno e voglia di cultura. E sono particolarmente lieto di avere con noi a parlarci di questo documento del 1185 il professor Paolo Grillo, che è probabilmente uno dei massimi esperti di questo periodo storico dei comuni, dell'imperatore, del confronto-scontro che per tutta la durata della carica di Federico Barbarossa lo vide protagonista con ben 7 spedizioni in Italia, fino appunto al 1183, anno della pace di Costanza, di cui questa pergamena rappresenta un perfezionamento relativo alla città di Milano. Quindi non perdiamo altro tempo, io lascio subito la parola al professor Grillo e ringrazio tutti voi di essere qui. Grazie e buon ascolto. Era proprio molto interessante, molto divertente la sfida di confrontarmi con questo documento. Questo documento, che ovviamente agli stati di Milano è noto, ma che, come molto spesso succede con i documenti più noti, proprio perché si ritiene di conoscerne già il contenuto, non li si legge mai davvero con attenzione. Ho colto questa occasione per leggerlo con attenzione e ho notato che effettivamente questo documento si presta molto bene a una rilettura, perché nasconde forse più informazioni di quelle che ci regala esplicitamente. E quindi volevo provare con voi adesso a percorrere questo documento per cercare di vedere cosa dice esplicitamente, ma soprattutto che cosa dice fra le righe. E ho dato questo titolo alla serie di slide che vi vorrei mostrare, Dilecti Fideles, nostri figli mediolanenses, che è come Federico chiama i milanesi, cioè i nostri diletti, fedeli e figli milanesi, proprio perché già è un inizio spiazzante da parte di un imperatore come Federico Barbarossa, che tutti i milanesi conoscono per aver raso al suolo Milano, averne deportato la popolazione e aver fatto ininterrottamente guerra a Milano per più di 20 anni, dal 1154 al 1176, quando Alegnano è stato sconfitto. E questo è questo è il privilegio nella sua completezza, come poi è qui presente sul tavolo. Poi parleremo della forma in cui ci si presenta questo privilegio. Ecco, questo è un diploma, cioè un atto
che la cancelleria imperiale emanava per concedere qualcosa. E il diploma prendeva di solito la forma di un appunto atto unilaterale in cui benevolmente il sovrano concedeva, faceva delle concessioni che potevano essere di tutti i generi, finanziarie, politiche, la propria protezione. In realtà i diplomi poi nascondevano molto sotto di loro, cioè la forma era quella della benevola concessione, ma perché rispettava le gerarchie, l'imperatore era il sovrano assoluto, sopra di lui c'era solo Dio, al Papa avrebbe piaciuto esserci ma l'imperatore non era d'accordo, e quindi l'imperatore non poteva essere obbligato a fare qualcosa, non poteva neppure essere convinto a fare qualcosa, poteva solo essere supplicato di fare qualcosa. Ovviamente appunto è una forma, molto spesso l'imperatore era obbligato a concedere questi diplomi. L'esempio più clamoroso è la pace di Costanza, sconfitto a Legnano nel 1183, nel 1176, dopo 7 anni di trattative serrate, e noi sappiamo che ci sono state queste trattative perché nell'archivio di Piacenza si sono conservati alcuni dei 3 accordi stipulati fra i delegati della Lega Lombarda e i delegati imperiali preliminari alla pace di Costanza. Quella che chiamiamo la pace di Costanza in realtà appunto come forma è un privilegio, frutto di 6 anni di contrattazione tra i comuni vincitori sul campo e Federico comunque titolare dell'autorità che gli veniva dall'essere imperatore, non prende la forma di un trattato bilaterale, ma no, una pace di solito prevede 2 o più contraenti. Non è un trattato bilaterale, è una serie di concessioni che l'imperatore fa, con anche un prologo spocchioso in cui gli dice, essendo venuti in ginocchio a chiedermi perdono questi ribelli, io gli concedo tutto quello che volevano. Quindi è chiaro che si tratta appunto di operazioni per salvare la forma. Qui vedremo che la forma non è neppure tanto salvata, nel senso che questo documento è proprio un'esplicita attestazione della posizione debolissima che Federico aveva nell'Italia settentrionale dopo la pace di Costanza. Questo sarebbe anche interessante perché molti biografi di Federico I ritengono che dopo la pace di Costanza lui avesse di nuovo la forza, l'autorità per imporsi, e portano proprio questo diploma fra le prove. I milanesi si piegano a pagare un canone, adesso lo vedremo, per avere delle prerogative. In realtà il diploma dice proprio tutt'altro e ha una serie di passaggi delicatissimi che probabilmente non è stato facile per l'imperatore mandare giù. Siamo nel 1185, sono passati 9 anni dalla sconfitta di Legnano, 8 dalla pace di Venezia, con cui Federico aveva dovuto, si era pacificato col Papa, sostanzialmente anche in questo caso concedendo al Papa molto di ciò che il Papa chiedeva, non tutto, e 2 dalla pace di Costanza, cioè appunto da questo accordo con cui di fatto Federico riconosceva alle città dell'Italia settentrionale quegli ampi diritti di autogoverno che le città chiedevano, pur nel quadro, ma le città non volevano sottrarsi, nel quadro dell'amministrazione imperiale. Quindi l'imperatore si riservava un ruolo di arbitro, di giudice super partes nel caso per esempio di conflitti fra città, una rete di tribunali imperiali per decidere le cause più importanti rimaneva sul territorio italiano, ma per tutto il resto le città rimanevano perfettamente autonome, allearsi fra loro, battere moneta,
decidere la loro politica fiscale, controllare il loro contato, eccetera, eccetera. Barbarossa è un personaggio contraddittorio, insomma, con un carattere non facile, con grandi ambizioni. Sicuramente non era una cosa, non era stupido. Barbarossa è un grande politico, ha una grande intelligenza e ha l'intelligenza di capire quando una partita è persa. Quindi, dopo la sconfitta di Legnano e dopo la pace di Costanza, non tenta di ribaltare i risultati sul campo, ma si adatta in maniera molto duttile alla nuova situazione. E la nuova situazione ci dice che la potenza emergente nel territorio dell'Italia settentrionale a Milano. Lui era anche prima e Barbarossa aveva concentrato su Milano la sua offensiva proprio ritenendo che piegare Milano volesse dire piegare le altre città d'Italia. Non ci è riuscito? Allora cambia strategia. Accordarsi con Milano vuol dire accordarsi con le altre città. Quindi Barbarossa ha capito che i suoi progetti più ambiziosi, cioè assoggettare a un vero governo imperiale diretto e strettamente nelle sue mani eliminare l'autonomia politica dei comuni italiani, non era più attuabile e vuole consolidare quella quantità di prerogative che comunque la pace di Costanza gli ha lasciato, entrando in buoni rapporti con il capofila, la capofila dei suoi nemici, cioè Milano. Questo in un quadro più ampio di pacificazione della penisola italiana e pacificazione della Germania che lui serve perché ormai è proiettato sulla grande impresa che deve concludere la sua vita, cioè la crociata. Ma per la crociata gli servono uomini, gli servono soldi, e soprattutto gli serve di lasciare in sicurezza al figlio Enrico VI i territori imperiali. Quindi una grande campagna di pacificazione che passa attraverso in Germania la guerra, cioè la sconfitta del cugino Enrico il Leone che si era tagliato a sua volta spazi di autonomia un po' troppo grandi e correva il rischio che rivendicasse il trono per il suo ramo della famiglia. In Italia passa invece attraverso la pace, attraverso la trattativa col Papa, la trattativa con Milano, la trattativa con il Regno di Sicilia, che sono le tre grandi potenze che gli si erano opposte. A tal fine, fra il 1184 e il 1186, fa una lunga spedizione italiana, però disarmata questa volta. Le altre discese del Barbarossa erano state discese in armi per imporre il suo volere, questa volta è una discesa senza armi per contrattare. E i tre grandi momenti di questa discesa saranno gli accordi col Papa, Lucio III prese Venezia, nel 1184, il diploma milanese del 1185 e poi il matrimonio fra suo figlio e Costanza d'Altavilla, cioè la zia del re di Sicilia, che doveva pacificare l'ultimo fronte aperto, cioè quello con i Normanni di Sicilia. Quindi un cammino, diciamo, in tre passi, in tre tappe, che ha al suo centro, anche simbolico, proprio Milano, perché senza Milano gli altri due passi non si potevano fare. Quindi questo diploma è il diploma della riconciliazione, però questo diploma non deve essere stato tanto facile da redigere. Una delle cose divertenti che si possono fare con una raccolta di diplomi, e i tedeschi sono maestri in questa
questa cosa è guardare dove sono stati redatti i diplomi, perché all'epoca, come adesso, un documento pubblico andava datato con data cronica, cioè il giorno, il mese, l'anno, e data topica, dove è stato fatto il documento. Quindi, questa serie di diplomi che il sovrano emanava a raffica, perché quando arrivava in Italia tutti quelli che avevano un favore da chiedere, una vita in sospeso, si precipitavano a corte approfittando che era in Italia, e quindi ogni settimana più o meno uno o due diplomi partivano dalla cancelleria imperiale. Quindi noi settimana per settimana siamo in grado di ricostruire l'itinerario di Federico, il quale passa il Brennero nell'autunno dell'84 a Verona, Vicenza, Treviso, Cividale, Monselice, quindi gironzola fra Veneto e Friuli, e poi passa in Lombardia tra gennaio 1885 a Reno, il 12 gennaio a Lodi, poi si allontana il 28 gennaio a Borgo Sant'Annino, l'11 febbraio a Reggio Emilia, l'11 febbraio è la data nostra, il 4 maggio a Milano. Allora uno si chiede: perché a Reggio Emilia questo diploma? Perché non a Milano, quando ci arriva il 4 maggio, o non a Lodi, che è molto più comoda e molto più vicina, il 12 gennaio? Perché evidentemente questo diploma deve essere stato preparato. Preparato non nel senso formale, ma nel senso di una lunghissima trattativa fra i milanesi e l'imperatore. Una lunghissima trattativa che non poteva essere conclusa a Milano, perché evidentemente la concessione del diploma era un prerequisito perché i milanesi facessero entrare l'imperatore in città. Pensate che sono passati 22 anni, 23 anni, dal momento in cui Milano è stata rasa al suolo, quindi la maggior parte dei milanesi, tutti quelli diciamo da 27-28 anni in su, si ricordavano, e fin troppo bene. Quindi far entrare l'imperatore in città richiedeva un atto esplicito di amicizia da parte dell'imperatore, una sorta di scuse che l'imperatore presentava a Milano, un atto di riconciliazione. Non si poteva chiedere all'imperatore una cosa come avevano dovuto fare i milanesi, cioè presentarsi scalzi davanti all'imperatore con le spade sul collo. L'imperatore questo non lo poteva fare, però poteva fare il diploma, poteva fare un diploma in cui chiamava i milanesi i suoi figli diletti e quindi sanciva in maniera molto esplicita la riconciliazione fra le due forze. Non è stata fatta a gennaio a Lodi, probabilmente perché a gennaio a Lodi le due parti stavano ancora litigando. Non so se abbiano davvero litigato, ma se noi andiamo a vedere alcuni passaggi del diploma, è chiarissimo che questo diploma è stato molto, molto, molto discusso, è stato molto contrattato, perché ha una serie di passaggi che per un imperatore non devono assolutamente essere stati facili da accettare. E adesso andiamo a vedere il contenuto del privilegio e quali possono essere questi passaggi. Allora, il privilegio si divide in due parti, è già questo strano. In un primo momento il protagonista del privilegio è l'imperatore. Quindi l'imperatore concede benevolmente tutta una serie di cose a Milano. E quali sono? Allora, il cuore del privilegio è il riconoscimento dei diritti del controllo di Milano su un territorio molto vasto, cioè sul territorio che includeva il Comitato di Milano, cioè i territori più vicini alla città, diciamo approssimativamente quella che è attualmente la provincia di Milano dopo gli ultimi
sforbiciamenti da Monza a Lodi, e dei contadi che integravano il contado di Milano, quindi Sepio, Bulgaria, Martesana, lei questa zona, quelli che proiettavano il contado di Milano oltre i confini della città, verso il Lago Maggiore, la zona del Sepio, verso il Lago di Como, la Martesana e Lecco. Quindi questo grande allargamento verso ovest, nord e est del contado di Milano. Non sono cose scontate, per esempio il Sepio lo rivendicava anche Como. Lecco, certi pezzi del contado di Lecco erano rivendicati a Como, certi pezzi del contado di Lecco erano rivendicati da Bergamo, quindi è un... E anzi, negli anni precedenti Milano ha dovuto accettare alcune sforbiciate a queste sue rivendicazioni territoriali pur di riuscire a coordinare attorno a sé, a far alleare le città confinanti. E poi una serie di dettagli, quindi tutti, fra cui questo è importante, tutti i diritti ceduti a Cremona. Come vi dicevo, appunto, per creare, per essere accettata nella Lega Lombarda, perché Milano non è fra le fondatrici della Lega Lombarda, la Lega Lombarda è stata fondata da Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Mantova. Per essere accettata nella Lega Lombarda, Milano aveva dovuto rinunciare a una serie di rivendicazioni territoriali e confini. Ecco, qui almeno quelle con Cremona ne approfitta per farsele annullare dall'imperatore. Poi il Sepio, che era il territorio più delicato, sostanzialmente quello che adesso è l'Alto Milanese, la provincia di Varese, e una parte del Canton Ticino, questo era un territorio particolarmente delicato perché appunto anche Como ne rivendicava una parte, e poi in teoria ci sarebbe stata questa famiglia dei Conti del Sepio che in questo momento erano stati sconfitti perché si erano schierati col Barbarossa, ma fino a quel momento avevano rivendicato l'autonomia di questo territorio. C'è anche questa interessante definizione dei confini del Sepio. In cambio, i milanesi concedevano due cose. La prima è molto ambigua, cioè i milanesi si impegnavano a garantire a Federico e a suo figlio, soprattutto Enrico, perché Federico ormai era stato incoronato, tutti i diritti che spettavano al re quando fosse stato incoronato re d'Italia, perché gli imperatori erano re di Germania, re di Borgogna e re d'Italia, e ogni corona richiedeva una propria cerimonia, quando fosse stato incoronato a Milano o a Monza. Sapete che a Monza ancora adesso non è quello originale medievale, no? C'è la corona ferrea, comunque si incoronavano i re d'Italia. Questa è una concessione che fanno i milanesi, ma è anche una garanzia che i milanesi ottengono, perché comunque vuol dire che i re d'Italia saranno incoronati a Milano o a Monza, che comunque è territorio di Milano. Perché? Perché Pavia a sua volta rivendicava il ruolo di vecchia capitale regia, visto che era stata la capitale longobarda, e quindi continuerà fra l'altro anche nel 300 questa lite, fino al 300 questa lite tra Milano e Pavia su chi su quale fosse la vera capitale regia. Quindi questa in apparenza è una concessione fatta dai milanesi all'imperatore, ma in realtà è una garanzia che l'imperatore sta dando ai milanesi. In questo territorio molto vasto veniva riconosciuta a Milano in cambio di un canone di 300 lire l'anno, che sono una somma in assoluto abbastanza grossa relativamente alle possibilità economiche di Milano, veramente ridicola, cioè l'esercizio dei diritti pubblici sul contado milanese doveva fruttare 100 volte tanto. Infine, due promesse ancora che faceva l'imperatore, cioè l'imperatore si impegnava a dare appoggio militare a Milano contro chiunque avesse l'avesse aggredita, tranne che contro Pavia, perché proprio Pavia non aveva il cuore Federico di rimangiarsi anche i privilegi concessi a Pavia, che lui considerava la vera capitale, era stata la vera capitale imperiale.
negli anni di Federico e la promessa di ricostruire Crema. E adesso vediamo, perché la promessa di ricostruire Crema è quella che ci dà il tono, in realtà, di tutto il documento. Finito il diploma, nel diploma c'è un riferimento però curioso, perché dice tutto questo secondo la convenzione che noi abbiamo stipulato con i milanesi. Quindi, in realtà, anche se l'aspetto del documento è quello della concessione, c'è un riferimento esplicito al fatto che questa volta c'è stata una trattativa bilaterale. Cioè, mentre a Costanza il fatto che ci sia stata una trattativa a due lo sappiamo da documenti esterni al diploma che si sono conservati, ma il diploma formalmente è esclusivamente una concessione imperiale. Se noi non sapessimo, non avessimo le notizie dei cronisti, se noi non sapessimo che c'è stata una battaglia di Legnano prima, dal solo documento di Costanza penseremmo che Federico era un imperatore generoso con i suoi sottoposti, liberale, democratico, che garantiva per il suo personale convinzione anche i privilegi alle città, alle soggette. Qui invece, che è proprio un caso eccezionale, viene addirittura riconosciuto esplicitamente che il diploma è frutto di una convenzione, di una trattativa e di un accordo raggiunto fra i delegati milanesi, e c'è l'elenco, e l'imperatore e i suoi rappresentanti. Quindi questo diploma a un certo punto cambia passo, cambia tono, e diventa esplicitamente una trattativa bilaterale in cui i milanesi promettono a loro volta una serie di assumono a loro volta una serie di impegni. Daranno appoggio all'imperatore nella lite per le terre matildiche. Questa era una contesa che era rimasta aperta col Papa. Matilde di Canossa, la grande principessa vissuta a cavallo fra l'XI e l'XII secolo, che tutti conoscono perché aveva appoggiato la riforma di Gregorio VII davanti al suo castello, e Enrico IV era stato obbligato appunto ad andare a Canossa a umiliarsi per essere perdonato, eccetera eccetera, era morta senza eredi. E il Papa rimendicava l'eredità di queste vaste terre sull'Appennino e in Toscana sulla base del testamento di Matilde, che le lasciava la Chiesa, e l'imperatore le rimendicava in base al fatto che Matilde era un vassallo imperiale, e quindi se si estingue una famiglia di vassalli imperiali i beni possono essere avvocati di nuovo all'impero. Un'avvertenza interminabile che si concluderà soltanto 30 anni dopo, quando, anzi quasi 40, quando Innocenzo III si farà donare le terre matildiche dal giovane Federico II. Non faranno alcuna alleanza societaria che si ostile all'imperatore, è il minimo in un trattato di amicizia. Daranno il loro retto consiglio su tutti gli affari di Lombardia. Questo è interessante perché fa entrare nella mentalità di Federico. Il retto consiglio era uno dei doveri del vassallo. E qui ci sono proprio le due culture. I milanesi pensano in termini di, si pensano in termini di città, quindi di ente, di diritto pubblico. Federico pensa in termini feudali e quindi li tratta come di fare. Gli chiede le cose che chiederebbe a un marchese, a un conte, il che per i milanesi va bene, perché essere riconosciuti come un marchese o un conte vuol dire avere un ruolo ben preciso e una posizione alta nella scala gerarchica dell'impero. E poi pronunceranno questo giuramento tutti i cittadini fra i 18 e i 70 anni. Quindi l'intera popolazione milanese pronuncerà il giuramento di fedeltà all'imperatore. Questa non è una cosa eccezionale, nel senso che il giuramento dei cittadini non era neanche il primo che i milanesi pronunciavano. Federico era una consuetudine abbastanza diffusa. Questo
Quello che non è affatto diffuso è il contrario. Allora, lo lasciate in latino, ve lo traduco rapidamente. Allora, guardate questi passi del diploma, quelli che uno si legge e dice, boh, però non ne parla mai nessuno, perché nessuno sta a leggere davvero tutto. Allora, nel primo passo, allora, ad maiorem, quoque cautela, mettiamo securitatem, tale pro nobis, figlio nostro, regio Enrico, cum violanensibus, convenzionem fecimus. Quindi abbiamo fatto per loro maggior sicurezza e tutela questa convenzione, noi e nostro figlio, il re Enrico, con i milanesi. Quindi vedete la parola chiave, convenzione. Convenzione è una cosa che si fa da due parti. Quindi il diploma non è più un atto unidirezionale promosso e gestito esclusivamente dall'imperatore, ma diventa esplicita l'esistenza di una trattativa e di una serie di impegni reciproci. Confermiamo con un giuramento. Quindi che è il vassallo? L'inferiore giuri al superiore, è un conto, ma qui l'imperatore sta giurando ai milanesi. Guardate che è un ribaltamento di tutte le gerarchie. Infatti si ferma l'imperatore. Giura Rodolfo, il nostro cameriere, il nostro camerario, cioè il nostro plenipotenziario, diciamo, a nostro nome e sulla nostra anima, che noi, con tutta la nostra buona fede, manterremo nel suo stato la città di Milano, che saremo favorevoli alla chiesa milanese e difenderemo tutte le possessioni, tutti i beni o i diritti che i milanesi possiedono, e tutti i diritti di giustizia e tutti i diritti pubblici che hanno. Quindi l'imperatore non si umilia a giurare di persona, fa giurare un suo delegato, che è questo camerato Rodolfo, ma intanto giura. E guardate che è un passaggio pesantissimo in un atto. Gli imperatori non giurano, concedono benevolmente al Papa, possono forse, e comunque ce ne vuole, perché un imperatore giuri qualcosa al Papa, che un imperatore giuri qualcosa a dei cittadini, cioè gente che nella mentalità gerarchica di un nobile tedesco non sono un gradino poco sopra i servi, perché non hanno nessun titolo, non sono nemmeno cavalieri, sono cittadini. Ecco, io capisco che abbiamo dovuto trattare da dicembre a febbraio, perché Federico si sia rassegnato a far scrivere questo in un suo diploma. Perché poi in un altro punto dice, faremo anche prestare giuramento al re Enrico, figlio nostro, sulla sua anima e sulla sua parola, al termine stabilito, al termine quam consules mediolanenses, un consiglio credenze nobis dixeri. Item idem robustus, suprascritto, sempre camerario a modo, parabola nostra giuravi, quindi faremo prestare giuramento anche al re Enrico, sugli stessi termini, quando ce lo diranno i consoli e la credenza, cioè il consiglio del comune di Milano. Cioè si fa dire dal consiglio del comune di Milano quando il figlio deve giurare. E ancora Rodolfo, nel modo sottoscritto, giura al nostro nome, no, con la nostra parola, che noi, con buona fede, senza frode, ci impegniamo affinché Crema sia riedificata integralmente. E questo sarebbe un passo neutro. Al terminum, quem consules mediolanensis, cum consilio credentiae suae nobis dixeri. Quindi, anche qui si fa dire dai consoli, cioè appena quando il consiglio e il comune di Milano ci chiederanno di far ricostruire Crema, noi ricostruiremo Crema. Capite che già ricostruire Crema è un bel boccone da mandare giù, perché Crema l'ha distrutta lui. E ha già emanato, e aveva emanato nel 60, quando ha distrutto Crema,
grandi e solenni diplomi che vietavano a chiunque, salvo incorrere nella più pesante ira imperiale, di ricostruire Crema. E quindi i milanesi dicono, l'unico che lo puoi ricostruire sei tu a questo punto, visto che tutti gli altri li hai minacciati a morte, e quindi mo la ricostruisci però. E lui accetta, e accetta di farlo nei termini, nelle condizioni che gli diranno i consoli e la presidenza del comune di Milano. Cioè, questi sono passaggi veramente devastanti, diciamo, per le gerarchie costituite, per come si intendeva il mondo a quell'epoca. Tanto da far venire qualche piccolissimo dubbio sul fatto che forse i milanesi qualche zeppa, abbiamo solo delle redazioni milanesi di quest'anno, forse qualche zeppa ce l'hanno messa. Io, Federico, che accetti dei termini così, non ce lo vedo. Però gli eminentissimi e dottissimi editori dei Monumenti a Germania Storica, il documento è piaciuto e quindi deve essere vero, e quindi evidentemente Federico ha davvero accettato questi termini così pesanti. Come appunto l'avete visto nella prima foto, è questo, forse tutto sommato uno sospetterebbe qualcosa di più bellino, perché è lungo, ma non si presenta particolarmente bene. Non si presenta particolarmente bene perché non è l'originale. Questo, e non avrebbe ragione di essere l'originale, nel senso che purtroppo l'archivio storico del comune per questi anni è stato completamente perduto. Qui in archivio di Stato ci sono i documenti che provengono dagli archivi degli enti ecclesiastici per l'epoca. Quindi questa è una copia fatta redigere dai monaci di Sant'Ambrogio, per qualche motivo loro non lo sappiamo, gli serviva di poter probabilmente attestare che dei loro beni erano o qualcosa del genere. È una copia semplice, quindi purtroppo non abbiamo un'autentica. L'autentica sono interessanti perché di solito dicono da dove è stato preso il documento. Questa invece è semplicemente una copia in cui hanno tentato di imitare il documento originale. Quindi vedete qui il monogramma di Federico, che era un po' la firma, esprimerci in termini rozzissimi contemporanei, però non ha poi tutto l'apparato sigillo, per esempio Federico usava dei sigilli bellissimi, le prime righe dovrebbero essere in lettere allungate, maiuscole, poi proprio, comunque insomma tutta l'estetica del documento, se avessimo l'originale, sarebbe altra. Questa è una copia, quindi ci riporta il contenuto, ma purtroppo non ci riporta l'impressione che doveva fare il documento originale. Però sappiamo che i milanesi, quando ricevono questo diploma, si rendono conto benissimo di che cosa hanno fra le mani, e forse ancor più della pace di Costanza, questo documento diventa uno dei pilastri dell'autocoscienza del comune di Milano, e viene trascritto, in effetti questo è uno degli esemplari, probabilmente il più antico, ma ce ne diversi, perché il diploma è molto famoso, è riportato in diverse cronache, e ho avuto la fortuna qualche mese fa di inciampare su questa notiziola, che è questa carina, che viene da un atto giudiziario, una lite in cui il comune di Maccagno, nell'alto Lago Maggiore, voleva dimostrare di non essere nel Setrio. E per dimostrare che non era nel Setrio, e quindi non doveva prestare una serie, non doveva pagare delle tasse che in danese avevano imposto alle comunità del Setrio, per intenderci, cosa fa? Va a prendere il diploma che dà ai confini del Setrio, per dimostrare che non è entro quei confini. E presentando il diploma si dice che il diploma è stato ritrovato nel privilegio autentico che sta, scusate, nel libro autentico dei privilegi, che è conservato presso i domini 6 presidenti alla relazione alle previsioni del comune, dove c'è la concordia
fatta a Reggio fra Federico, eccetera, eccetera. Qui le notizie interessanti sono due. Uno, i milanesi sanno benissimo appunto l'importanza del diploma, l'hanno trascritto su un libro apposta, un libro che purtroppo è perduto, ma esisteva un libro con tutti i privilegi, tutti gli atti più importanti del Comune di Milano. Questo libro qui probabilmente hanno attinto una serie di cronisti da Galvano Fiamma a Bernardino Corio, per fortuna ci hanno lasciato almeno le notizie degli atti che c'erano. Quindi i milanesi si sono resi conto dell'importanza dell'atto, gli hanno dato una collocazione di grande prestigio trascrivendolo in questo libro, libro che è conservato nel Broletto, Palazzo della Ragione, dove c'era la sede dei sei, i sei che erano l'ufficio diciamo principale del Comune di Milano a quest'epoca, poi verranno un po' scalzati dai 12 di provvisione, ma all'epoca i sei presidenti delle azioni del Comune, che poi diventeranno i sei amati del popolo, erano il principale ufficio. Quindi nel principale ufficio del Comune c'era questo libro che possiamo immaginarci, bello, grosso, solenne, ben rilegato, come erano quelli di Como, quelli di Lodi, che svolgevano la stessa funzione, e l'atto è ricordato come concordia. Quindi i milanesi sanno benissimo che non è un privilegio, non è ricordato come diploma di Federico, ma come concordia fra noi e Federico. Quindi quella convention che è ricordata nel documento era effettivamente della percezione. E l'atto non resta lettera morta. A giugno Federico marcia contro Cremona, sconfigge i cremonesi ribaltando completamente le alleanze. Cremona era stata la sua partner in tutte le imprese contro Milano, e ricostruisce Crema. La cosa interessante è che Federico aveva probabilmente qualche decina di cavalieri con sé, e quindi l'esercito che sconfigge i cremonesi, l'esercito che protegge i cremaschi mentre ricostruiscono Crema, è l'esercito della Lega Lombarda, milanesi, piacentini, bresciani. Quindi un ribaltamento completo della situazione in cui sostanzialmente l'imperatore si presta a fare il comandante militare di una spedizione tutta lombarda, di una spedizione tutta milanese. Il prezzo è alto, ma anche il ricavato è alto, e il 27 gennaio 1186 in Sant'Ambrogio si sposano Costanza d'Altavilla ed Enrico VI. È in una sintesi totale della pacificazione che voleva Milano, con la benedizione del Papa, la pace col Papa, il matrimonio con un'Altavilla, la pace con il Regno di Sicilia, a Milano la pace con la Lega Lombarda e il suo principale esponente. Ecco, probabilmente Federico era abbastanza intelligente da capire quando l'orgoglio lo ostacolava, è stato in grado di ingoiare il proprio orgoglio di imperatore politicamente. Per lui questa è stata una grande vittoria che gli ha concesso di partire 2 anni dopo per la crociata, che è poi urgentissima dal fatto che Saladino aveva preso Gerusalemme, e di chiudere la sua vita, perché sapete che nella crociata morirà, come dire, con la dignità dovuta a un grande imperatore come è stato. Grazie. Thank you.